Prenditi un momento, siediti con le gambe incrociate e la schiena dritta e chiudi gli occhi, appoggia le mani sulle ginocchia e respira, lasciati andare. Mi chiamo Debbie, sono Deborah, sono un'insegnante di yoga e discipline aeree, ma prima di diventare tutto questo, ero semplicemente una ragazzina con tante passioni e tanti sogni. La passione per le discipline aeree nasce tanti anni fa, quando vivevo in Spagna e ho vissuto per un lungo periodo alle Canarie. E lì mi sono interfacciata per la prima volta con queste discipline meravigliose e me ne sono innamorata. E da allieva, con gli anni, poi sono anche diventata un'insegnante e oggi attualmente insegno da 4 anni. Se dovessi pensare al momento di più grande gioia in questo percorso, lo penserei quando in realtà mi sono fermata. Quando durante la pandemia ci siamo dovuti fermare tutti quanti e io di punto in bianco non potevo più praticare tutto quello che stavo facendo. Quindi mi sono impegnata così tanto a prepararmi fisicamente, quindi a corpo libero, per poi tornare ancora più forte, ancora più carica su questi attrezzi una volta finito il periodo del 2020. La pandemia del 2020 mi ha permesso di evolvere tantissimo, di fermarmi e fare il punto della situazione. Ho ricominciato tutto da capo e ho iniziato ad assaporare di nuovo il piacere di fare queste discipline non per insegnamento, ma anche per il piacere stesso di farle per me. Sostanzialmente mi hanno portato ad avere una visione molto più chiara di quello che sarebbe stato il mio futuro. E 2 anni dopo siamo qui, in una struttura che era prima solo una visione, era un sogno. E questo è solo l'inizio di un qualcosa di davvero grande. All'inizio nessuno credeva in me. Nel senso che quando ho iniziato con questa disciplina, la prima è stata la pole dance, tutti mi dicevano: ma cosa stai facendo? Stai perdendo il tuo tempo, questo non è un lavoro serio. Col senno di poi ho dimostrato a tutti quanti, a tutti, che invece questo poteva essere il mio futuro, che io ci credevo e quindi quello che voglio dire a tutti quanti è: credici, perché la prima persona che deve credere in un progetto è te stesso. A prescindere dalle condizioni, dalla situazione esterna, è nel momento in cui tu inizi, quando ancora non sei nessuno, è quello che stai facendo ancora non prende forma, è ancora grezzo, è lì l'unica persona che ci deve credere sei tu. Negli anni ho scoperto che l'insegnamento faceva parte di me. Amo continuamente trasmettere ciò che faccio. Il rapporto che ho con le mie allieve ormai è molto speciale. Loro lo sanno, si crea una grande empatia. Per me non esiste un rapporto allievo-insegnante dove è freddo e distaccato, ma è un rapporto di empatia, di supporto, di motivazione.
e di grande soddisfazione perché come io le motivo a spingere a dare il massimo, a tirare fuori il massimo da loro stesse, poi io prendo tutta la soddisfazione che ho nel vederle raggiungere gli obiettivi che si erano prefissate. Se dovessi dare un consiglio alla Debbie del passato, le direi continua a credere in te stessa, continua a scrivere quelle frasi che tanto scrivevi, che tanto amavi su quel diario che poi condividevi attraverso i social di motivazione, di speranza, di futuro. Perché ancora non lo vedi, ma oggi c'è già una grande parte di te che si è realizzata.